ad esempio la gestione della morosità, la gestione delle mobilità e anche diciamo un miglioramento per quanto riguarda il sistema informatico che già da anni è in uso da parte nostra, comuni e unione, ovviamente deriva da Acer, che è, diciamo, è la nostra finestra nei confronti di quello che è il lavoro di Acer sul patrimonio del nostro territorio, in questo caso Vignola, per noi Unione ovviamente sono gli otto, l'ambito degli otto comuni. Io non aggiungerei altro, se ci sono delle domande sono qui, anche perché sì, ne avevamo parlato in modo approfondito la volta scorsa. Grazie. Grazie dottoressa, ci sono interventi da parte dei consiglieri? Scatta il conto alla rovescia, 3, 2, 1. Dai su, non so che dovete per forza Graziano, voglio, perché se la memoria non mi inganna, volevo chiedere una cosa alla dottoressa Businaro, perché se mi ricordo si era parlato di in commissione piuttosto dettagliatamente dell'attività dell'Acer e anche di un programma di manutenzioni rispetto alle abitazioni che ne necessitano per poter essere abitate, perché conosco situazioni che non possono essere utilizzate, ci sono delle abitazioni che non possono essere utilizzate perché il piano delle manutenzioni è andato un po' a rilento. Ecco, volevo semplicemente sottolineare l'importanza di rispettare il piano delle manutenzioni affinché gli appartamenti possano essere fruibili dalle persone che ne hanno necessità. E se questo è vero, ecco, se può dare conferma anche di questo commento. Allora, per quanto riguarda le manutenzioni, è vero, nonostante nel contratto di servizio ci siano dei tempi indicati in termini di giorni, che a seconda che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria, se non soprattutto anzi per la manutenzione straordinaria, spesso capita che rispetto alla data di messa di consegna chiavi dell'alloggio, la rimessa in disponibilità vada oltre il termine previsto. In realtà il punto è che questo si lega un po' alla complessità tecnica dei percorsi che deve seguire la manutenzione. In questi anni abbiamo più volte come comuni, anche in diversi distretti, quindi con realtà organizzative molto diverse, lamentato con Acer questa problematica, salvo poi essere arrivati a capire che non possiamo attribuire ad Acer tutta la colpa, se di colpa si vuol parlare, perché se si tratta di manutenzioni ordinarie, dicevo, normalmente i tempi sono rispettati perché comunque si tratta di poche cose, magari il falegname, magari qualche tubatura da sostituire. Ecco, il problema è vero, sono le manutenzioni straordinarie, ma per quale motivo? Perché non solo nella nostra realtà, perché siamo, diciamo, ad una gestione a tre, no? Comune, Unione e Acer, perché vivendolo in questi anni a livello provinciale ho visto che anche altre realtà dove non esisteva l'Unione, quindi comunque era un, diciamo, un rapporto a due, i problemi erano gli stessi. Quando si parla di manutenzioni straordinarie, essendo i comuni, come anche nel nostro caso, ovviamente i titolari in quanto proprietari, sono manutenzioni che devono essere autorizzate con atto di giunta. Allora, si tratta di, da parte di Acer, di preparare una progettazione, di mandarla in comune, chiaramente il comune deve validarla, verificarla, valutarla, eccetera, deve passare in giunta, anche perché spesso, cioè sempre, le manutenzioni straordinarie sono costose e quindi va anche valutato in rapporto a quello che è il monte canoni a disposizione, dopodiché passare
portato in giunta comunale, deve tornare ad Acer che, siccome un'azienda pubblica e sottostà ai nostri obblighi di ente pubblico, e quindi, come sappiamo, quando si tratta di appalti di qualsiasi genere, ma se parliamo di lavori, ovviamente a maggior ragione, deve sottostare a una serie di diciamo, procedure amministrativo-burocratiche che, per quanto ci sia veloci, sono tante e tali da richiedere comunque del tempo. E qui i giorni si sommano. Poi succede anche un'altra cosa, che è questa. Spesso in accordo comune e Acer, perché qui noi Unione non entriamo assolutamente, ci informiamo, siamo costantemente in contatto con i servizi tecnici e di Acer e dei comuni, proprio perché abbiamo bisogno di capire, no? E programmare il lavoro delle mobilità, le nuove assegnazioni in base alle graduatorie, in base anche ai bisogni che emergono e che vengono esplicitati. Abbiamo notato che c'è un altro elemento da considerare, che a volte tra comuni e Acer c'è proprio l'accordo di dire: aspettiamo un attimo l'anno prossimo, quando magari c'è la capienza, perché se facciamo il lavoro lì o sforiamo, no, o non riusciamo a fare il lavoro là che magari mettiamo a disposizione tre appartamenti in manutenzione ordinaria anziché uno in manutenzione straordinaria. Voi sapete bene che avete nel piano delle alienazioni un appartamento in via Parini 210 che avrebbe bisogno di una manutenzione straordinaria di un costo di 40.000 euro, quindi elevatissimo, e che per questo già l'amministrazione precedente, forse due amministrazioni precedenti, ha deciso di alienare. Poi non è facile alienare un appartamento nelle condizioni in cui si trova, nel contesto in cui si trova, in questo periodo in cui ovviamente siamo ancora subendo una crisi, insomma le conseguenze della crisi economica, quindi sappiamo che gli appartamenti invenduti ce ne sono tanti. Mi sembra di ricordare che il comune l'abbia già messo all'asta due volte e l'asta è andata deserta. Questo è un esempio, no? È solo un esempio per dire che per anni io stessa ho attribuito ad Acer, ma eravamo poi in coro, no? Tutti diversi comuni del distretto, quindi ripeto, con assetti diversi, diversificati, perché noi nell'ambito del nostro distretto siamo stati la prima Unione e qualcuno ancora oggi, che pure è Unione da alcuni anni, comunque con Acer trattava il contratto di servizio comune e Acer, senza, cioè lasciando da parte l'unione, da parte, no, gestendo diversamente diciamo il raccordo con l'unione, però nonostante tutto eravamo diciamo unanimi nell'attribuire ad Acer queste colpe, salvo poi negli anni con l'esperienza capire che si tratta di tempistiche spesso indipendenti dalla volontà di tutti, ma anche dalla volontà dei comuni, vorrei dirlo chiaramente. Non è che qua dobbiamo additare gli uffici tecnici perché non fanno la delibera di giunta, no, perché il problema è proprio gestire, cioè fare una programmazione che sia sostenibile. Dico un'ultima cosa per far capire ulteriormente la problematica: la maggior parte dei nostri comuni ha un patrimonio pubblico obsoleto. Poi chiaro, Vignola sappiamo che sta per mettere a disposizione 12 appartamenti in classe A o B+, ecco, che non ho ancora visti dentro, ma dall'esterno sembrano qualcosa di stupendo, insomma. Poi qualcun altro negli ultimi anni, Castelnuovo, Savignano, ha messo a disposizione del patrimonio nuovo e innovativo, ma tolto questo, la maggior parte delle realtà, Vignola compresa, ha un patrimonio che risale in parte agli anni 40 e che spesso è abitato da oggi anziani, ma che l'hanno avuto in assegnazione quando erano giovani famiglie con figli piccoli, adesso sono nonni e anche oltre ottantenni. Quindi quando questi usciranno abbiamo un patrimonio in cui mettere le mani in modo, come dire, approfondito, e questo significa denaro. Poi mi fermerai qui. Bene, grazie. Ci sono altri interventi? Smeraldi. Ma
Noi abbiamo sempre avuto molti dubbi su enti come Acer, perché sono enti che, nascono da una volontà politica e che poi si è tradotta purtroppo spesso nel individuare quali organi di questi enti e dei politici, appunto, dei politici magari riciclati e poco preparati nella materia in oggetto, in questo caso quella di Acer, che hanno prodotto spesso dei danni. Faccio notare che non a caso le cose stanno cambiando, insomma, parzialmente, poi chissà quando ci sarà un ribaltamento politico magari cambieranno ancora di più, ma vi faccio notare che, come si ricava dal testo dell'addendum delle specificazioni del contratto e come riassumeva orora la dottoressa Businaro, gli aspetti che questo rinnovo, gli aspetti che cambiano in questo rinnovo, le specificazioni che vengono richieste, riguardano la reportistica, cioè la trasparenza dell'attività di Acer, il che significa, presumo, che fino adesso questa trasparenza non era proprio il massimo, riguardano l'efficacia delle procedure relative alla morosità e alla mobilità, quindi anche queste probabilmente non erano considerate accettabili, riguardo il miglioramento del sistema informatico, che poi è quello che consente appunto un controllo più efficace dell'attività dell'azienda. E per quel che riguarda le manutenzioni, è tutto vero quello che diceva la dottoressa circa le manutenzioni straordinarie, ma a me risulta che anche le manutenzioni ordinarie, che pur non richiedono il rispetto dei procedimenti cui faceva accenno la dottoressa, non siano propriamente efficaci. Sì, riteniamo che questa materia di per sé già è molto complessa, ma sia stata gestita in questi anni non a livello dei singoli comuni, ma a livello più alto, in modo poco accettabile, insomma, per i cittadini. Per questo ci asterremo su questo rinnovo del servizio, pur riconoscendo che i nostri uffici, mi riferisco agli uffici comunali, anche quelli dell'Unione, abbiano sempre lavorato molto su questa materia, che tra l'altro è anche molto delicata e importante. Altri interventi? Sì, io ringrazio la dottoressa Businaro per aver ripreso quanto già detto in sede di commissione allargata con le commissioni dei comuni e dell'Unione. E confido anch'io che concordo anch'io che la materia è molto complessa, perché riveste due ambiti importanti anche per noi che svolgiamo il ruolo di amministratori locali, che è quella della valorizzazione e gestione del patrimonio da un lato e dall'altra della attenzione alle fasce deboli della popolazione, quindi gli aspetti che più incidono nell'area del welfare e del sociale. Faccio una premessa però che può sembrare anche del tutto fuori luogo e fuori ambito, fuori tema, ma che invece ritengo che abbia un significato, almeno dal punto di vista politico. E casa è uguale a soddisfacimento per la famiglia di un bisogno primario. E la risposta al bisogno di casa come risposta, come obiettivo di welfare urbano è una sfida. Sfida il cui sistema dell'edilizia sociale, integrato con i servizi urbani, è un modo evoluto di concepire l'abitare. Un abitare che coniuga il tema della coesione sociale, al tema dell'accessibilità, al tema della sostenibilità complessiva del sistema, al tema della rigenerazione dei tessuti urbani. Emergenze e povertà abitativa come problema sociale, ma non solo. Questo non lo dico io. Questo lo afferma la Regione Emilia-Romagna, laddove ci impegna a ripensare il sistema dell'offerta dei servizi abitativi e quando parla di filiera dell'abitare. Quindi, al di là della legge regionale, la 24 del 2001, a cui si fa riferimento e che viene citata più volte nella delibera, diventa importante il come
pensare a interventi di qualificazione delle aree urbane, come pensare la pianificazione urbanistica, come progettare servizi complementari alla residenza e come progettare forme diverse di gestione del patrimonio immobiliare, attuando anche progetti nuovi e diversi. Co-housing, abitare sociale, housing sociale, no? Come si dice. La programmazione degli interventi pubblici per le politiche abitative dovrebbe quindi prendere in considerazione anche i nuovi bisogni che le istituzioni e la politica dovrebbero conoscere ed aggredire e quindi declinare possibili proposte, possibili soluzioni. Detto ciò, l'accordo che noi siamo chiamati ad approvare e che varrà per i prossimi 5 anni, secondo me deve partire anche da queste riflessioni che io ho appena detto, perché sia anche attuato, e lo riprendo fuori, il punto della delibera, quando a un certo punto sostanzialmente dice, e lo vorrei che fosse finalizzato in via generale e non nello specifico finalizzato alla redazione del nuovo accordo valevole per ulteriori 5 anni dal 2023 al 2028, ma sia utile